vivere, controllare i processi, sa non avere paura dell'invasione, che invasione non c'è, ma sa fare di chi arriva in Italia i nuovi italiani e un passaggio per il futuro. La nostra cultura, la nostra identità italiana è una cosa seria, non è quelle cose da burletta di chi ha Per paura favore, di chi colleghi, arriva e allora, sposa un'italiana e magari questa onorevole Parisi, italiana qual resta è? incinta Mi e così perdoni, via. onorevole È una Marazziti, cosa molto onorevole Marazziti, seria. mi perdoni un istante. Colleghi, allora, l'onorevole Marazziti ha 5 minuti di tempo, anche per motivare il ritiro del suo emendamento. Poi è evidente che magari rischia di essere paradossale la situazione per cui si parla più degli emendamenti ritirati che non di quelli che si votano. Però è facoltà dell'onorevole Marazziti di poter fare il suo intervento e dovrebbe farlo in una condizione decente. Quindi, siccome quando parlate anche voi non ci sono interruzioni, cerchiamo di avere lo stesso rispetto anche per gli altri. Prego. La ringrazio ancora, Presidente. Allora io credo che sia un passaggio di cui non abbiamo paura. Abbiamo ascoltato, volete approvare questa legge in sordina? No, mi assumo con grande orgoglio, con tanti in quest'Aula, la responsabilità di aver lavorato per almeno 11 anni di dibattito culturale, civile, politico per arrivare a questo punto, che è un punto di svolta. Lo facciamo con modestia, non ci dobbiamo assumere chissà che meriti, ma sicuramente ce ne assumiamo la responsabilità. Non è in sordina ed è un punto di svolta. Allora io credo che sarebbe stato assolutamente più utile al Paese utilizzare questa occasione anche per approvare la parte sugli adulti e per regolarizzare, europeizzare la nostra legge di cittadinanza anche per la parte degli adulti immigrati. Non è stato così perché una parte della nostra maggioranza ha ritenuto di dover rimandare, ma per portare a casa questo importante risultato con responsabilità noi abbiamo accettato di portare avanti la legge sulla cittadinanza. Concludo dicendo, manca una cosa, dovremo trovare il modo per riconoscere questo diritto anche a quei bambini nati in un altro paese, portati in Italia perché adottati.